Intensi, la giuria che quest'anno è stata composta con l'applauso e corale dal professor Nicola Miceli, dal professor Franco Mauro Franchi, dal professor Franco Pagliaga, da Paolo Batoni e da Alice Barontini. Non ho sentito l'applauso, ma glielo facciamo perché ormai l'ho deciso, quindi è andata come è andata. Gli organizzatori, Nedo Luschi, il presidente onorario, Magli Allegri, il presidente Eroart, Giuseppe Pierozzi, il vicepresidente, la segreteria composta da Paola Turio e Antonio Cristiano. Le facciamo un bel applauso a Antonio Cristiano che viene e vive tutte le serate del premio Rotonda. Il tesoriere Fulvio Berti, responsabile logistica, Alberto Fornaciari, curatori del catalogo e della grafica, Giuseppe Pierozzi e Magli Allegri. A Luciano Bonetti, una delle istituzioni del premio Rotonda. Luciano, stai comodo, ma questo applauso arriva dal cuore di tutti noi. Francesca Birindelli, la presidente della cooperativa culturale Agave, la responsabile dell'ufficio spettacolo e cultura, Giovanni Cerini, responsabile, e alla signora Daniela Mannella, responsabile dell'ufficio spettacolo e cultura e garante per il comune della giuria per la rassegna 2011, e anche a Gino Calderini, che è il presidente del comitato. Chiamo qua accanto a me il professor Pagliaga, che fa parte della giuria, perché adesso leggerò una serie di nominativi che sono il frutto del lavoro che è stato fatto dalla giuria. Qua accanto a me c'è anche la collega Barontini, buonasera, che ha lavorato insieme a tutti gli altri giurati. Allora, c'è stata una prima selezione che ha portato all'individuazione di 25 artisti, dico bene, li andiamo a leggere: Davide Cerù, Pietro Bellina, Federica Balestri, Roberto Balestri, Annalisa Sagona, Alessandro Mazzanti, Liana Boldrini, Francesca Ghelarducci, Mauro Scardigli, Maria Lorenzelli, Nada Canacci, Marco Dolfi, Silvio Lunardi, Angela Sacchelli, Maurizio Biagini, Marzia Della Rosa, Andrea Rapezzi, Riccardo Giorgi, Davide Giroldini, Lorella Ciampelli, Matteo Riso, Lucia Russo, Bruno Florio, Alfredo Spigliati e Sergio Cantini. Poi cosa avete fatto? Questa era, diciamo, la prima cernita degli artisti che abbiamo ritenuto validi, e poi abbiamo ulteriormente selezionato da questa rosa altrettanto per scremare chi era poi il candidato per la possibilità del premio. Quindi sono rimasti questi nomi che vado adesso a leggere: Maurizio Biagini, Gianfranco Pugni, Marco Dolfi, Riccardo Giorgi, Federica Balestri, Andrea Rapezzi, Davide Giroldini, Lorella Ciampelli, Marzia Della Rosa, Silvio Lunardi, Matteo Riso, Mauro Scardigli, Nada Canacci, Annalisa Sagona, Sergio Cantini, Roberto Balestri, Lucia Russo, Bruno Florio, Alfredo Spigliati, Roberto Michetti. Questi meritano un applauso, perché questi, tra questi nominativi, possiamo dire che tra questi nominativi c'è il vincitore del Rotonda? Direi proprio di sì, sì, cioè. È stato un lavoro semplice? No, assolutamente no, anzi è stata molto dura, difficile, perché i pittori erano bravi, ecco. Bisogna riconoscere che quest'anno non è stato così semplice, nessuno di noi aveva idea chi poteva essere, ma è stata quindi una selezione molto discussa. In ogni caso, un ringraziamento a tutti, perché soprattutto per la parte dei giovani mostrano di avere un forte coraggio a lavorare in questa direzione. Sapevo tutti quanto sia difficile la pittura, e la pittura spesso non dà da mangiare, ma insomma, quindi bisogna soprattutto lavorare forte. E questi ragazzi, oltre alla tradizione che c'è qui a Livorno, hanno dimostrato delle capacità forti. Grazie al professor Pagliaga, anche a Alice Barontini, a tutti i componenti della giuria, perché sono qua e dimostrano, insomma, di non aver prestato soltanto un servizio, ma di crederci in questa manifestazione. Sono qua a condividere la gioia, le emozioni,
tra l'altro c'è chi si occupa anche come giornalista, insomma, di questi ambiti, quindi è una doppia passione. Iniziamo le premiazioni. Iniziamo dal premio Roart alla fedeltà, offerto dall'associazione Roart. Consegna Antonio Cristiano. Bene Antonio. Allora, voi non lo sapete, ma voi siete sicuramente in fibrillazione, ma qua dietro lo sono ancora di più, mi stanno dicendo i nomi, e quindi insomma l'atmosfera è di quelle giuste. Premio Roarte alla fedeltà, consegnato da Antonio Cristiano, e va a Yolanda Cioni. A Yolanda Cioni va il riconoscimento, il premio Roart alla fedeltà. E possiamo anche fare una cosa, Antonio, se vuoi scendere glielo consegniamo. Accogliamo Yolanda Cioni con un grande applauso, un applauso forte, fortissimo, un applauso che serve a dimostrare anche l'affetto di questa manifestazione, non soltanto per la parte artistica ma anche per gli aspetti umani. Complimenti, grazie. Attenzione, adesso c'è Maglio Allegri, grazie Antonio. Altro premio, Arte a Livorno, lo consegna Giada Barbieri, che chiamo qua sul palco. Premio Arte a Livorno e oltre è una votazione popolare, è offerto dalla direzione editoriale della rivista. I votanti sono stati 338, gli artisti con almeno un voto sono stati 64, le schede annullate 9. Il vincitore dell'edizione 2011 è Biagio Chiesi con 53 voti. Dunque il premio Arte a Livorno va a Biagio Chiesi. Eccolo qua, tra l'altro il premio consiste in una pagina a colori sulla rivista d'arte Arte a Livorno e oltre, confine, buonasera, e la creazione di una pagina internet collegata al sito ufficiale del periodico. Voti importanti e numerosi anche per Gavazzi, Magliani, Gazzelli, Ughi, Giroldini, Mazzoni, Pierozzi, Norfini, soltanto per citarne alcuni. Grazie ancora e complimenti. Premio Egizia Francesca Razzauti, una medaglia d'oro offerta dalla famiglia, consegnano i nipoti Federico Razzauti e Edoardo Coconato. Guardate che bella questa premiazione, perché c'è tanta voglia di futuro in questa rotonda e questo premio lo dimostra. E dunque questo premio Egizia Francesca Razzauti va a Roberto Balestri. Bisogna che il premio non è per voi, dovete consegnare. Allora c'è Roberto, ti stiamo aspettando, arriva dalle retrovie, puoi tagliare anche la folla. L'ha presa, come si dice all'Ardenza, ariosa. Eccolo, un applauso a Roberto Balestri, la consegna da parte di Federico Edoardo, premio Egizia Francesca Razzauti. Complimenti Roberto, e grazie anche a voi di essere stati qua con noi alla premiazione della rotonda.